A causa della pandemia salta quasi completamente il calendario delle prove INVALSI di quest'anno. Nella secondaria di secondo grado le prove riguardano in genere le classi seconde e quinte, ma il Ministero ha già fatto sapere di avere pronta una ordinanza per annullare del tutto quelle per le seconde. Sul provvedimento si è già espresso favorevolmente anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Questo perché, spiegano dal Ministero, le prove riguardano poco meno della metà degli studenti di ciascun istituto e questo potrebbe comportare non poche difficoltà a garantire il necessario distanziamento fra gli studenti dislocati nei laboratori destinati allo svolgimento delle prove. Nelle classi quinte invece le prove si faranno, ma con un calendario del tutto cambiato, in quanto ogni scuola può decidere liberamente quando proporle agli studenti. Nel concreto ci sarà tempo fino al mese prossimo. Situazione analoga nelle secondarie di primo grado, dove le prove riguardano gli alunni di classe terza. Solo nella primaria, dove però le prove si svolgono con modalità cartacea, le date dovrebbero rimanere quelle fissate inizialmente. 6 e 12 maggio per italiano e matematica sia nelle seconde che nelle quinte, 5 maggio per lingua inglese nelle quinte. C'è chi sostiene che mai come quest'anno le prove INVALSI potrebbero fornire risultati utili per capire come e in che misura il passaggio dalla scuola in presenza alla didattica a distanza abbia influito sugli apprendimenti. E proprio per questo motivo il gruppo Condorcet contesta la decisione del ministro. Il primo biennio delle superiori, dicono, è l'anello debole dei cicli scolastici, quello in cui esplodono le carenze accumulate prima e in cui gli studenti patiscono maggiormente le debolezze formative, vengono bocciati e infine espulsi dal sistema di istruzione. E non c'è alcun bisogno, quindi, aggiunge Condorcet, di cancellare le prove. Basterebbe spostarle al mese di settembre, proponendole agli alunni delle classi terze. Comunque sia, bisognerà aspettare almeno fino al mese di giugno o forse a luglio, quando cioè saranno pubblicati i dati, per capire se davvero gli esiti delle prove ci diranno qualcosa sulla effettiva perdita di apprendimenti provocata dalla mancanza di scuola in presenza. Il tema è certamente molto interessante, molto dibattuto proprio in questi giorni, quindi voi continuate a seguirci perché di questo continueremo a parlare sia su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it e voi ovviamente continuate anche a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni, i vostri documenti, noi ne daremo conto come di consueto.